Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, ma solo di quelli in uscita su piattaforme non ancora esistenti. In questo video relax, ricchissimo ovviamente, vorrei tornare a discutere con voi della next gen Nintendo, cercando di capire se il recente Direct ha effettivamente cambiato la percezione di quella che sarà la strategia della grande N per l'abbandono di Switch e l'introduzione di Switch 2. Come al solito, se video del genere vi piacciono, sapete cosa fare. Supportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Se volete vincere un gioco gratis, vi ricordo che è partito il giveaway di luglio su Instant Gaming, trovate il link in descrizione. Io ho detto tutto, iniziamo! Partiamo dall'unico dato concreto che abbiamo. È stato Shuntaro Furukawa, il mitico, il presidente di Nintendo, a confermare che la prossima console sarà presentata entro la fine dell'anno fiscale in corso, quindi entro la fine di marzo 2025. Badate bene, presentata. Questo significa che il reveal ufficiale potrebbe avvenire nei primi tre mesi del prossimo anno, per poi uscire ufficialmente magari tra ottobre e dicembre del 2025. E arrivati a questo punto direi che gli scenari più probabili sono sostanzialmente due. Nel primo, Nintendo seguirà quella che è stata la scaletta della prima Switch, con una presentazione per ottobre e un'uscita per marzo 2025. Uno scenario che per me rimane ancora abbastanza plausibile, ma ci sono delle problematiche che sono emerse dall'ultimo Direct. Però prima di approfondirle, passiamo al secondo scenario, ovvero quello in cui Nintendo tira avanti per tutto il 2025 ancora solo tramite il supporto di Switch. Un periodo di tempo non poi così lungo, ma che arrivati all'ottavo anno di commercializzazione sembra un'infinità. Ma in fondo, se la console continua a vendere, chi glielo fa fare a Nintendo di bruciare le tappe? Ecco, partiamo da questo presupposto. Siamo sicuri che Switch stia ancora vendendo tantissimo? Sì e no. In chiusura dell'ultimo anno fiscale, Switch ha venduto circa 15 milioni e 700 mila unità, un calo del 12,6% rispetto al precedente anno, e per l'anno corrente ci si aspetta un ulteriore calo di circa il 20%, con una proiezione di 13 milioni e mezzo di console vendute entro la fine di marzo 2025, numero che, come è stato ribadito, non comprenderà eventuali vendite del nuovo hardware. C'è quindi una certa consapevolezza del fatto che le vendite sono in calo e il picco di interesse nei confronti della console è stato superato da un bel pezzo. Insomma, ufficialmente siamo usciti da metà del ciclo vitale di Switch. Curiosamente però, mentre nel mercato occidentale nell'ultimo anno le vendite sono calate drasticamente, sul territorio giapponese Switch continua a tenere botta. Le classifiche settimanali più recenti la vedono sempre come vincitrice tra gli hardware più venduti e, dato ancora più importante, con un totale di oltre 33 milioni di unità vendute nella terra del Sol Levante, Switch ha venduto più del DS in madrepatria, un risultato a dir poco impressionante. Senza contare poi il fatto che gli ipotetici 13 milioni e passa venduti nel corso dell'anno fiscale permetterebbero a Switch di diventare la seconda console più venduta di sempre a livello globale, a un passo da PlayStation 2, che però, come ci insegna Jim Ryan, potrebbe aver venduto molto di più di quanto riportano tutti i dati ufficiali, ma se lo dice lui. Comunque, per come la vedo io, ma sono curioso di sapere la vostra, sarebbe veramente un rischio allungarsi per tutto il 2025 con la sola Switch senza affiancare l'hardware next gen che darebbe vita al classico periodo di supporto cross generazionale, un lasso di tempo di passaggio che si spera durerà il giusto, o meglio, si spera che duri molto di meno di quanto accaduto con la current gen Microsoft e Sony, che ci ha messo quasi 4 anni a ingranare e forse a dirla tutta ancora non l'ha fatto. È vero, la console continua a vendere, ma per poterlo fare ha bisogno di giochi ed è palese che quanto mostrato durante il Direct di giugno rappresenti un po' la fine, la riserva della riserva, il fondo del barile, l'ultima tacca della benzina dei progetti sviluppati internamente per Switch. Mi è difficile credere che Nintendo riesca ad andare avanti per tutto il 2025 con remastered, remake e qualche progetto secondario tirato fuori dal cilindro non si sa come. Anche perché, come i rumor più attendibili sembrano suggerire, se il lancio di Switch 2 è slittato internamente dal 2024 al 2025, si è trattato di una scelta dettata dalla volontà di avere una lineup solida per l'esordio della console, non certo per dei problemi relativi all'hardware e alla sua produzione. Quindi, se i team interni più importanti stanno lavorando sui progetti nativi per Switch 2 e il supporto delle terze parti è a dir poco limitato dall'ormai arcaico hardware della console ibrida, per me, ripeto, per me, Nintendo sa bene che sarà difficile, se non impossibile, mantenere alta l'attenzione del pubblico su una console come Switch per tutto il 2025. In fondo è già accaduto in passato e non mi sorprenderebbe se quei 13,5 milioni di console previsti per quest'anno fiscale venissero ritoccati verso il basso in corsa. Ciò non toglie ovviamente che proprio in questo periodo cross-generazionale, come la storia ci insegna, Switch continuerà a essere
supportata e soprattutto vedrà l'arrivo di una nuova versione della console, una Light OLED che rivestirà la funzione di quel new 2DS XL di fine ciclo vitale 3DS. Insomma, la revisione definitiva di una piattaforma che taglia tanto ma rimane comunque la forma più comoda, immediata e economica, tra molte virgolette, per godersi in relax il backlog Switch. Però guardiamo anche l'altra opzione, la prima, quella in cui si sceglie di replicare la strategia di marketing della prima Switch, perché un annuncio a ottobre è stato in parte invalidato da quanto mostrato durante il Direct di giugno. La cosa che un po' mi fa storcere il naso è l'uscita della Lite in edizione Hyrule. Intanto, diciamocelo, il fatto che questa edizione, pur essendo stata presentata in coda al trailer di presentazione di Echoes of Wisdom e uscendo lo stesso giorno del gioco, non sia associata al titolo, ma a un generico immaginario della serie di The Legend of Zelda, tanto che all'interno conterrà un abbonamento all'NSO per giocare ai grandi classici della serie, beh, tutto questo fa un po' sorridere. Del tipo, sembra una contromisura pensata all'ultimo per svuotare i magazzini di Switch Lite, mettendo una scocca fighissima e costringendo i super fan della serie a mettersi dentro casa la seconda o terza Switch. Ma dico io, chi ci casca in un tranello del genere? Eh? Chi? Chi? Ecco. Però questo hardware è previsto per il 26 settembre, ipoteticamente non è una data di uscita troppo vicina a un eventuale reveal di Switch 2 previsto magari per ottobre o inizio novembre? Annunciare la nuova console a ridosso dell'uscita di questa Lite ne ammazzerebbe le vendite e rischierebbe anche di accelerare il calo di interesse nei confronti della Switch durante il periodo natalizio, che è uno dei momenti cruciali all'interno dell'anno fiscale. Nel 2016 Nintendo usciva in fretta e furia dalla generazione Wii U e annunciando Switch prima di Natale di sicuro non ha ucciso le vendite di una console che in realtà era fuori dai giochi da un bel po'. Oggi la situazione è nettamente diversa, proprio per questo potrebbe esserci spazio per una presentazione a inizio 2025. Facciamo febbraio, per un'uscita prevista massimo per settembre, ma qui forse si torna al secondo scenario. Veramente Switch ha ancora abbastanza energia e muscoli per traghettare con successo l'utenza Nintendo fino alla seconda metà del 2025? E per ultima cosa, abbiamo definito il Direct di giugno come l'ultimo dell'era Nintendo Switch, ma a questo punto ne siamo sicuri? Direi che il Direct di settembre potrebbe essere una buona indicazione su come Nintendo deciderà di gestire il passaggio generazionale. Se il consueto appuntamento salterà in favore di un mini o di un partner showcase, possiamo stare sicuri che nelle settimane successive arriverà il reveal di Switch 2. Altrimenti, se Nintendo confezionerà un Direct bello corposo, ricco di novità a medio termine, questo potrebbe essere un ottimo indicatore che la presentazione di Switch 2 avverrà nel 2025 e non quest'anno. Non so se questo scenario mi entusiasma più di tanto. Però, dai, vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate, sono curiosissimo di leggere le vostre previsioni. Luglio e agosto andranno avanti così, tra video relax e shorts, niente di impegnativo. Spero apprezzate lo stesso e mi raccomando seguitemi su Instagram dove vi aggiorno in tempo reale su tutto quello che sto facendo. Quindi, partecipate al giveaway su Instant Gaming, seguitemi su Instagram, datemi i soldi, dormite sogni tranquilli ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Switch, Michele 2. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione dei video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Silenzio!